viaggiando per l'Islanda vi capiterà di incrociare tantissime chiesette con i tetti colorati, di arancio, di rosso, di verde, di blu, di azzurro, insomma, tantissime chiesette sparpagliate nei posti più isolati e sono sempre quella cosa tipica insieme alle fattorie con i tetti rossi e i muri bianchi o appunto le case tipiche islandesi verdi o con l'erba sopra sul tetto. Oppure con i tetti colorati che si possono ammirare solo qui. Per arrivare alla Curieri potete fare due strade, o fate l'interna che vi porta direttamente, se non avete tempo, la numero 1, oppure potete fare una scelta differente e costeggiare il mare, quindi attraversare fiordi su fiordi su fiordi e arrivare per esempio fino ad Hofoss, dove è un bellissimo paese con una chiesetta con il tetto azzurro e i muri bianchi, ma anche c'è la possibilità di fare il bagno vista mare su una piscina, in questo caso olimpionica, che vi dà questo fantastico panorama è proprio qua sopra, ma ancora di più scendere a piedi sotto la piscina e scoprire questa formazione rocciosa praticamente esagonale di basalto, si forma proprio così, e godervi la pace di questo luogo che è un po' meno famoso rispetto alle altre spiagge con le cosiddette canne d'organo esagonali, ma è un pochettino piccola, ma è sicuramente piacevolissima. Qui ad Ofos. Ora immaginatevi di essere qui fra 5 mesi. Ora è tutto verde, terra verde. Fra 5 mesi sarà tutto bianco. Dietro di me c'è la neve, nonostante sia agosto, qualche spruzzo di neve si vede ancora. E fra 5 mesi qui non ci sarà più il sole, sarà buio a quest'ora e la luce si vedrà soltanto per poche ore al giorno, intorno proprio al mezzogiorno locale. Ma per il resto sarà tutto immerso nell'oscurità. Il vantaggio di questo posto è che l'aurora boreale si vede in tantissimi luoghi perché col buio della giornata si riesce a intravedere senza grossi problemi. Anche in agosto si può vedere, ma alla fine di agosto, a notte inoltrata. Bene, oggi siamo a Húsavík e da come vedete alle mie spalle siamo praticamente nel porto dove si va a fare il safari fotografico, stavo per dire caccia perché una volta le balene si cacciavano, a fare il safari fotografico alla ricerca delle balene, delle orche, delle pulcinella di mare, insomma, è un porto dentro un fiordo anche questo e fa freschissimo, anche se è agosto c'è la neve sulle montagne, sembra un po' di stare in primavera quando ha smesso appunto di nevicare da poco e si apre la primavera in montagna, perché qua la temperatura è veramente fresca e frizzante. I cartelli stradali indicano con la pinna della balena cosa si fa qui principalmente d'estate, quindi l'industria è tutta legata al turismo e alla scoperta del mare e della zona. Il paese è piccolino, è a un'ora da Cureri. Ed è molto piccolo, insomma, molto verde, ci sono un sacco di alberi, cosa che non è facile trovare in Islanda, alberi, ce ne sono veramente pochi, ma il porto è veramente interessante. Ecco i battelli da dove si parte, come vedete, sono i vecchi pescherecci ristrutturati e riadattati ai safari fotografici. Una cosa bella è questa, una bellissima chiesa.
casetta tipica proprio islandese. Eccomi trasformato in un lupo di mare, poco di mare, un pochettino più di pianura, ma giusto per la cappa. Non sono riuscito a fotografarla col cellulare perché come arriva va, quindi è una cosa velocissima. Vediamo se sono riuscito a farla filmare, ma la vedo dura. C'è una macchina fotografica con un zoomlente per riuscire a beccare il momento. E poi c'è molta attesa, bisogna aspettare che torni su. Ma il mare è grande. Non è detto che ripassi di qua, però almeno una cosa l'ho vista. Low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit. E così abbiamo fatto anche questa avventura a Húsavík dedicata alle balene. Qualcosa si è visto, ma come detto non è automatico. Si può essere fortunati o meno. Eccoci qua allora. Oggi siamo a vedere Godafoss, che è praticamente la cascata degli dèi, che si trova a nord dell'Islanda, sulla strada che da Aukureyri porta al lago di Mittvain, dove arriveremo poi e poi proseguiremo ancora per vedere altre destinazioni. Oggi è tutta dedicata all'acqua, quindi sia fredda che calda, vedremo bene cosa ci riserva la giornata. Quindi intanto godiamoci queste bellissime cascate che sono da vedere. Ma perché si chiamano cascate di Godafoss? Perché quando l'Islanda è diventata cristiana, tutte le statue pagane della zona sono state buttate lì. Quindi così dice la leggenda. Cosa importante da tenere a mente è che in ogni sito archeologico islandese c'è un cartello e se trovate lungo la strada questo simbolo vuol dire che c'è qualcosa di storico. Ecco, valutate che qui qualsiasi cosa, anche una chiesetta che ha un centinaio di anni, è considerato storico, quindi
troverete sul vostro cammino un sacco di frecce direzionali con dei nomi impronunciabili che vi portano a vedere bellissime chiesette isolate che sono reperti storici. Quindi dipende dal tempo che avete se scegliere o meno di visitarli. Via, andiamo verso il lago Caldo. Il tempo è cambiato ancora. Nel giro di 20 km il tempo è cambiato. Ora andiamo a scoprire un'area vulcanica. C'è anche una centrale termica qui vicino, dove passeggiare in mezzo alle pozze vulcaniche di fango caldo, perché qui basta scavare e viene fuori il cuore della terra. Poi il sole viene a fare capolino e cambiano tutti i colori. Mi sembra di essere di nuovo su Marte, perché Marte è un po' strano, però sono belli i colori, belli perché c'è il verde che contrasta con l'azzurro, con il bianco delle nuvole, con il rosso della terra, con il nero della pietra vulcanica, in questo caso col bianco appunto delle pozze vulcaniche, quindi di fango caldo che vengono fuori. Questa è un'area estremamente attiva, non si può scavare, cioè se scavi trovi. Sento una sale deviata. Si sente proprio l'odore della terra qui. L'ebbrezza di passare attraverso quel vulcano, perché alla fine è un vulcano, e viene fuori un'aria caldissima, rovente. Vabbè, era immaginabile pensarlo. E poi c'è un odore di zolfo molto forte, però l'aria è veramente bella. E anche questo Islanda.